Grande successo a San Marco d'Alunzio per l'undicesimo concorso internazionale di arte fabbrile, il Biennale Internazionale di Scultura in Ferro. La manifestazione ha visto la partecipazione di artigiani provenienti da tutta Europa cimentarsi nella realizzazione di una scultura in ferro. L'arte fabbrile, come avete già avuto modo di apprezzare dal vivo, è qualcosa che invece va tradotta come arte febbrile, perché ha davvero a che fare con l'ossessione, con la forza, ma anche con una grande mozione di spirito, di voglia di fare, di plasmare, di trasformare la materia. Quello che stanno facendo questi artisti, venuti qui non soltanto dall'Italia ma anche da diverse parti del mondo, guidati tutti insieme dal tema che quest'anno abbiamo voluto dare alla manifestazione, che è incentrato sull'accoglienza. Cosa fondamentale sia per abbracciare il mondo intero in un unico luogo come il comune di San Marco d'Alunzio, sia per dare un messaggio forte anche attraverso l'arte. E così stiamo facendo anche grazie all'esposizione che abbiamo allestito presso la chiesa di Santa Maria dei Poveri, auditorio del comune di San Marco d'Alunzio. Qua è esattamente dove c'è il fuoco, dove c'è il carbone, dove ci sono gli incudini, i martelli, che poi sono tre gli elementi che a noi interessano: fuoco, incudine e martelli. È tutto molto semplice, come diceva Platone, la semplicità è la vera grandezza delle cose. E qua ne vediamo la semplicità, ma vediamo anche dei sogni messi a frutto. Questo che stiamo incontrando ora è Zericotti, un campione del mondo, viene dall'Israele e ha una maestria nella lavorazione del ferro, che tra l'altro la sua è proprio è forgiatura, quindi non utilizza poi tecniche di saldatura. Lui forgia, lui prende il ferro e lo trasforma e lo porta esattamente dove vuole lui. È specializzato proprio nella fisionomia, nell'ergonomia del corpo umano. Ecco qua, queste sono altre forge, questi sono ragazzi, meno male. Lo scopo dell'associazione Fabbrica è proprio quella di coinvolgere nuove leve. E questi ragazzi è la prima volta che partecipano. La prima volta che partecipano, sono di Messina. Qua vediamo Eden, un altro israeliano giovanissimo, che è quello che a noi interessa, proprio a noi interessa prendere questi giovani e fare in modo che i loro sogni si trasformino in realtà tramite sempre il fuoco, i martelli e il carbone. Ed anche dalla Repubblica Ceca a San Marco d'Alunzio. Siamo una squadra di nostra associazione da Repubblica Ceca. Siamo qui arrivati per fare una scultura per città San Marco d'Alunzio. Che tipo di scultura state realizzando? Abbiamo pensato che facciamo una scultura che presenta Sicilia, allora neanche Fabbri, perché il lavoro dei Fabbri è assemblato con quattro elementi: con acqua, vento, fuoco e terra. Allora è come Sicilia, che terra simbolizza come isola. Dopo volevamo fare il sole come fuoco elemento, dopo è acqua e sopra dopo arriva il vento. Dove nasce la passione per tali genere di opere e come guardate la Sicilia? Sicilia è una paese, non è paese, è una isola strana e molto bella, e veniamo quando possiamo, siamo qua, siamo proprio molto contenti che siamo invitati per realizzare questa scultura.